Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Sì, se non ti dico no, e così torniamo al do. Do, re, mi fa, sol, la, si, do, sol, do. Tutti insieme appassionatamente, come accadeva nel film musicale con Julia Andrews. Questa volta assieme però ci sono russi ed ucraini, a dispetto di una guerra che dura da oltre 2 mesi. Succede a Genova, in un piccolo albergo nel cuore della città, un hotel a conduzione familiare, gestito da Fabio ed Elena, lui genovese, lei russa di San Pietroburgo. La coppia, senza pensarci un attimo, ha risposto al bando della regione e del comune per l'accoglienza dei profughi nelle strutture alberghiere. Così sono arrivate 3 famiglie con bambini. Ci sono anche i papà. Privi dell'udito, sono dispensati dall'imbracciare i fucili e sono tra i pochi uomini a cui è stato concesso il visto per lasciare l'Ucraina. Il viaggio per queste famiglie è durato giorni, complicato dal fatto che hanno difficoltà a farsi capire, ma il linguaggio dei segni è stato un buon lasciapassare anche nell'attraversamento della frontiera con la Polonia. In hotel il gruppo ucraino alloggia in 4 stanze diverse, ma ci si ritrova spesso tutti assieme per bere un caffè o un tè. E Shevchenko, il cognome che la fa da padrone tra gli ospiti, l'equivalente del nostro Rossi in Italia. E da allora basta mostrare una foto del campione ucraino per conquistare subito la fiducia degli ospiti. Ovviamente si comunica con il linguaggio dei segni. Ci viene incontro il traduttore, quindi telefonino sempre in mano. E poi il linguaggio dei gesti che, come dicevano loro, usando il traduttore, chi che me l'aveva detto, una di loro, se non mi ricordo, che noi italiani siamo abituati a gesticolare, perché quindi non è un problema, nel senso riusciamo a farci comprendere in qualche modo. Oltre ai bimbi profughi che hanno fatto subito amicizia tra di loro, nell'atmosfera quasi surreale dell'albergo, se si pensa alla guerra in corso, fanno parte 2 gatti, Eva nata in Ucraina e Bella nata in Russia, a San Pietroburgo, come Elena, la proprietaria dell'hotel, che si commuove a parlare del conflitto. Mi piacerebbe che più presto finisse questa guerra. Sono contenta che possa aiutare, perché voglio dare loro questo appoggio di, come io straniera, loro straniere. E tante persone italiane molto brave che aiutano. Victoria è l'unica persona del gruppo di ucraini sordomuti che riesce a parlare un pochino. Lei vuole ringraziare a me che io l'ho presa. Lei sente come a casa. Il piccolo Mark, 6 anni, si diverte a disegnare per noi prima di giocare con il microfono. La guerra per questi piccoli ucraini, fortunatamente, è un ricordo lontano.